Buonasera, questa è Assemblea On Air. Ecco i nostri titoli. Bilancio 2020 Regione, priorità, turismo, imprese e sicurezza territorio. Urbanistica targata PD, la sinistra si sfila. Approvato in aula, grazie al voto favorevole della maggioranza, il bilancio previsionale della Regione 2018-2020. La manovra, che ha visto il no di tutta l'opposizione, prevede più fondi per il turismo e il commercio, 68,8 milioni, per la messa in sicurezza del territorio e protezione ambientale, 62 milioni per l'anno 2018, e per lo sviluppo delle attività produttive. Alle politiche di welfare sono state destinate risorse per 68,6 milioni, confermate le risorse del 2017 per trasporto pubblico e sanità, mentre istruzione, lavoro e ricerca vedranno un finanziamento complessivo di 156 milioni. È un bilancio ancora di austerità perché dobbiamo ancora contribuire in maniera importante all'equilibrio del bilancio complessivo del nostro paese, però in questa difficoltà riusciamo a fare alcune cose importanti, in particolare a investire ulteriormente su temi come economia e lavoro, turismo, difesa del suolo e del territorio. Siamo riusciti, e non è stato facile, a fare un bilancio che non taglia nella sostanza nessun servizio fondamentale. Soddisfatto della manovra, Igor Taruffi. Abbiamo aggiunto 35 milioni di euro sul bilancio per il reddito, per finanziare il reddito di solidarietà, una legge a cui teniamo molto. Buone le risorse destinate all'attrattività, complessivamente quindi all'attrattività produttiva. Elogi alla manovra anche da Silvia Prodi. È stato un percorso che ci ha visto impegnati anche con un buon rapporto con il relatore, il quale si è fatto comunque carico di certe istanze che rispetto al documento uscito dalla Giunta siamo comunque riusciti a inserire. L'opposizione dice no alla legge sul bilancio, un no compatto ad una misura definita ingessata da Andrea Bertani. Nel bilancio ci sono anche tanti piccoli giochi delle tre carte, il fondo per la non autosufficienza di 100 milioni invece di 116, il reddito di solidarietà che ha regalato dei soldi al fondo per la non autosufficienza ma che viene spostato con un pagherò al 2020. Lacune sono state evidenziate anche da Tommaso Foti. È un bilancio asfittico che è accompagnato da un collegato fatto di norme tra loro disomogenee che non aiutano sicuramente né i cittadini a comprendere che cosa devono fare per stare in questa regione né soprattutto alla regione di dare delle certezze ai cittadini. Insoddisfatto per quanto riguarda le politiche imprenditoriali, invece Stefano Bargi. C'è bisogno di risposte molto più concrete per quella che è la piccola e media impresa, il nostro commercio sul territorio, che purtroppo non arrivano dai bandi europei perché è difficile per questa realtà poter partecipare, quindi occorre un'attenzione in più che non vediamo in questo bilancio da parte della nostra regione. Critica sulla legge anche Forza Italia. Non abbiamo trovato significativi investimenti sul tema della sicurezza, sulla possibilità di affiancare gli enti locali e i comuni in un efficace contrasto a quella che le sinistre ancora definiscono una mera percezione di insicurezza, quando per noi invece è un fenomeno vero e concreto. Troviamo ancora tanti e troppi finanziamenti dati alla cooperazione internazionale, quando a nostro modo di vedere bisognerebbe prioritariamente destinare queste risorse agli italiani. Votazione chiusa, presenti al voto 45, votanti 44, favorevoli 28, contrari 14, astenuti 2. Il provvedimento 4223 è approvato. Stop al consumo di suolo vergine e via libera alle rigenerazioni. La nuova legge urbanistica, approvata dall'Aula a 17 anni dal primo testo, segna un punto di svolta nella pianificazione regionale, strizzando l'occhio al green e cercando di rivitalizzare il settore edile. 79 articoli, avallati però solo dal Partito Democratico, mentre i colleghi di maggioranza di Sinistra Italiana e Gruppo Misto MDP hanno bocciato la legge assieme alle opposizioni. Tra le novità più importanti della legge c'è il contenimento del consumo di suolo. Il consumo di suolo saldo zero altro non è che ogni qualvolta si impermeabilizzerà un metro quadrato di territorio ce ne dovrà essere almeno un altro di metri quadri che sarà restituito alla permeabilità. Ci si arriva attraverso un consumo moderato, moderatissimo, modestissimo da qui al 2050, che è la data appunto in cui scatterà questo obbligo, che è limitato al 3% del territorio urbanizzato calcolato oggi di ogni singolo comune,
e solo ed esclusivamente per attività produttive ed edilizia sociale. Non ci può andare più l'edilizia libera. Fuori dal 3% ci sono i parchi urbani, le opere pubbliche, gli ampliamenti delle attività produttive esistenti, le nuove imprese produttive e i fabbricati rurali. Molte anche le semplificazioni. PSC, RUE e POC sono accorpati in un unico piano urbanistico generale, il PUG. Le amministrazioni avranno tempo 3 anni per adeguare i propri strumenti urbanistici. In questo periodo potranno, con un atto di indirizzo, salvare alcune previsioni urbane. Le altre decadranno. L'approvazione della nuova legge urbanistica non è stata votata da Sinistra Italiana. Come area di sinistra abbiamo presentato numerosi emendamenti in questi mesi in commissione per cambiare una legge che non ci convinceva, che ritenevamo condivisibile nei titoli ma non nello svolgimento. I motivi che hanno portato Sinistra Italiana e Misto MDP a votare no sono la bocciatura di alcuni emendamenti. Non possiamo votare a favore, c'è un discorso che è fatto sul recepimento di alcuni nostri principi fondamentali, che sono contabilizzare effettivamente il consumo di suolo, a un certo punto inserendo anche il dato del pregresso, e l'altro è il mantenere controllo pubblico del governo del territorio, cioè sostanzialmente non affidarsi solo agli accordi operativi. Aspre critiche arrivano anche dal Movimento 5 Stelle. È una legge che dimentica la pianificazione, non segue l'interesse pubblico, c'è un esautoramento pericoloso dei comuni e affida le chiavi delle città in mano agli interessi dei privati e dei cementificatori. Mentre Forza Italia si è astenuta. Auspicavamo un maggior coraggio nel taglio delle burocrazie, nella semplificazione delle procedure, nella valorizzazione della proprietà privata, tutto ciò evidentemente in un contesto di tutela dell'interesse pubblico del mantenimento di un consumo di suolo limitato. Così non è stato, almeno non con sufficiente coraggio, ma almeno si va in quella direzione. Dubbioso sugli accordi pubblico-privato è Pier Giovanni Alleva. L'immagine della città deve essere programmata in maniera, diciamo, non flessibilizzabile, o meglio ancora non derogabile, da accordi con i privati. E invece proprio l'accordo con il privato diventa il cuore di questa rigenerazione urbana.